Il nostro viaggio in Molise raggiunge la Casa Museo Stefanus di Termoli per seguire insieme a voi la 15ª edizione della mostra diocesana. Il titolo di quest'anno è Sponde e Corrispondenze. Sono due le sezioni che abbracciano anche il tema dell'Agorà Diocesana 2022, germogli di speranza tra incertezze e ripartenze. La mostra è stata curata da Rocco Zani in collaborazione con Ivano Ludovico. Restate con noi. Siamo con Rocco Zani, curatore della 15ª edizione della mostra diocesana, quest'anno dal titolo Sponde e Corrispondenze. Come è nata questa proposta? Sono in effetti due mostre ospitate in questo spazio straordinario che è il Museo Diocesano di Termoli. Sono due mostre che nascono e vivono, diciamo, delle vite separate, distinte. Corrispondenze nasce da un progetto del collettivo AD Arte in Dimora, nasce nei primi mesi del periodo pandemico, dall'idea di suggerire ad un numero consistente di artisti provenienti da ogni continente una loro testimonianza. Ebbene, noi abbiamo raccolto circa 300 opere di piccolo formato, per capirci formato cartolina, anche perché poi sono giunte a noi per posta, e che rappresentano oggi un corpo significativo di un momento, diciamo, della narrazione di oltre 160 artisti, quindi con storie, narrazioni, intendimenti molto distanti l'uno dall'altro. Sponde invece è una rappresentazione dedicata a tre artiste che stimo profondamente, che sono Mariangela Calabrese, Maria Credidio e Sara Pellegrini. Ospitate queste tre opere, che sono poi in fondo tre installazioni anche molto articolate, nelle sale del Museo Diocesano. Un messaggio quindi che si apre al territorio? Un messaggio che secondo me non ha confini, nel senso, come dicevo poc'anzi nella presentazione, l'unicità di questo percorso è dettato paradossalmente dalla diversità delle opere presenti, che è una diversità di carattere formale, concettuale, direi anche storico e ideologico, ma è proprio la diversità a farne un unicum, soprattutto in un momento in cui, un momento storico così spaesante, così complesso, così articolato, all'interno del quale anche i rapporti relazionali sono rapporti assai complessi. Siamo con Ivano Ludovico, direttore del Museo della Diocesi di Termoli Larino, 15ª edizione per la mostra diocesana, un doppio percorso e anche un segnale che rispecchia anche il tema di quest'anno della Agorà, germogli di speranza tra incertezze e ripartenze. Sì, siamo appunto alla 15ª edizione della mostra, è interessante perché è divisa in due sezioni,
la parte di corrispondenza e la parte di sponde, che raccoglie tre installazioni di tre bravissime artiste che abbiamo invitato. Un impegno che continua quindi anche all'insegna proprio dell'arte e della cultura da parte della diocesi, impegnata poi con delle associazioni come Pietrangolare. Sì, anche Pietrangolare è stata coinvolta come ogni anno a mettere su questa mostra. In più dà una grande mano al Museo Diocesano di Larino per la valorizzazione del nostro patrimonio. Un invito a visitare questa mostra e tutti poi i beni materiali e immateriali della nostra diocesi. Gli orari di apertura e i giorni. Allora, tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.30. Sono due le sezioni della 15ª edizione della mostra diocesana. Una è curata da tre artiste, Sara Pellegrini, Maria Credidio e in questo caso incontriamo Mariangela Calabrese. La sua opera si intitola Rinascere. Esatto, Rinascere. Rinascere è un titolo simbolico per rappresentare la rinascita, appunto, in questo tempo particolare. È un'opera in effetti nata nel periodo pandemico, quando il mondo pareva, appunto, ma ancora oggi, crollarci totalmente addosso con tutte le strutture da noi create. Ho sentito la necessità di rappresentare tramite l'arte questo sentimento di rinascita, di riconquista dello spazio, di riconquista della vita che ci viene sottratta giornalmente, anche con il bollettino di guerra che sostanzialmente ancora oggi riceviamo giorno per giorno a causa dei malati e poi dei morti, appunto, di Covid. Non mi riferisco agli ultimi episodi piuttosto duraturi, insomma agli ultimi avvenimenti, quelli ancora peggiori, quelli cruenti creati dall'uomo. Ecco, quindi diciamo che questa mia opera, ritornando all'opera che nasce appunto in questo periodo, voleva simboleggiare con pochi elementi la rinascita a nuova vita. È una installazione composta da una scultura, in quanto un elemento vitale, quindi quale simbolo migliore della vita che nasce, quindi porsi a nuova vita, e un panneggio molto studiato, capace di creare luci e ombre, colori tra virgolette, anche se bianco, ma il bianco in effetti poi è la somma di tutti quanti i colori. Quindi ho rappresentato tutto con due elementi essenziali. Bastavano questi, secondo me, a creare appunto il desiderio, il sentimento di vita, di nuova vita. E auguro a tutti una buona nuova vita, quindi una buona rinascita a tutti qui a Termoli, in particolar modo che ci ospitano in questo luogo meraviglioso, ma diciamo al mondo intero, per come auspicio appunto di una buona vita a tutti. Incontriamo Sara Pellegrini, il titolo della sua opera è Path. Sì, perché è un sentiero, è un'opera sicuramente autobiografica, perché identifica una parte, un frammento del mio sentiero di vita. Infatti è ricco di segni, di sovrascritture, di fratture anche pesanti, e poi tutto riconduce al ritratto, al volto, che diventa anche un simbolo forse di speranza, perché poi tutte quelle fratture sono ricompattate, sono unite da quelle linee oro che poi rappresentano proprio la speranza, la voglia di vivere, la voglia di ricominciare, di rinascere, di vivere.
un messaggio che si incontra in questo periodo, dentro e dopo la pandemia. Sicuramente. Poi per chi l'ha vissuta in maniera particolarmente pesante ancora di più. L'arte diventa anche terapia in alcuni momenti. Sicuramente in questo periodo è un messaggio di speranza. Il desiderio di non lasciare mai quello che nella vita è verità e ci aiuta a restare in piedi. E dalla Casa Museo Stefanus di Termoli si conclude questo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla 15ª edizione della mostra diocesana dal titolo Sponde e Corrispondenze. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sezione trasmissioni Viaggio in Molise. Seguiteci sui canali social e non dimenticate il canale tematico interamente dedicato a Viaggio in Molise, Molise mio, e per i più tecnologici la piattaforma Amazon Fire.